Benvenuti, ben arrivati. Benissimo, questo è il momento per il mio inalatore. Allora, mentre Giada inala, salutiamo Giada Romano, che è autrice di autrice di Riflessi di Luce, che oggi è qui con noi. Duce. Riflessi di duce. Che oggi è Scusa, non qui ti con noi interrompo. per inchiostrare questo disegno. Ma sì, mi piace la tua positività. Allora, come ho detto anche prima a Caterina, purtroppo, come molti di voi sanno, il mio cervello non può fare due cose contemporaneamente, perciò o parlerò o inchiostrerò e quindi molto probabilmente non andrò tantissimo avanti con il disegno, ma spero di riuscire a rispondere correttamente alle domande. Correttamente, non è un test. Intanto abbiamo Rosa Oliano che dice: vi adoro ragazze, ciao Giada. Ti salutano di già. Ciao a tutti ragazzi. Senti come sono impostata. Ciao a tutti ragazzi. Non so più come Entrata la parlo voce da normalmente. youtuber. Sì, è vero? Hai visto? È proprio la voce da youtuber. Che poi Cazzo, ultimamente però. stai rimettendo video sul canale, ho visto. Eh sì, perché dai, siamo in quarantena, almeno diamo qualcosa a questi ragazzi da fare, disegnate ragazzi. Fare a casa è un cazzo, insomma, non va bene. Pareggius. Stai lavorando a qualche video ultimamente? Allora, sì, allora sto facendo uscire a scuola di manga. A scuola di manga. Si ricorda quei bellissimi, utilissimi, precisissimi tutorial che facevo tipo 6 anni fa? Nessuno, ok, nessuno, ok, benissimo. Comunque, adesso sto facendo praticamente la versione, grazie a Dio, riaggiornata, perché sì, perché ci voleva e in realtà dovevano uscire un po' di tempo fa, però non riuscivo mai a trovare il tempo. In realtà stavo preparando lo studio, no? E dovevano uscire quando avessi avuto lo studio completato, però non ce l'ho fatta. Perché sono lenta come la fame, e quindi ho detto: vabbè, dai, arrangiamoci come possiamo e facciamoli partire lo stesso, soprattutto in questo periodo, perché si ha bisogno un po' di distrarsi. E soprattutto le persone sono a casa, magari hanno qualcosa da guardare. E magari riscatto anche i miei vecchi video tutorial che non mi piacevano, non mi C'è piacevano più da tanto. Sebastiano che dice: me li ricordo io i tutorial di 6 anni fa. Oh no! Quindi Mi dispiace. non hai scampo. Non mi posso andare a nascondere. E niente, quindi sto andando avanti a fare la scuola di manga e questa volta sto provando a spiegare un pochettino come si fa un fumetto a partire da zero, cioè vabbè, le solite costruzioni viso maschile e femminile, poi il corpo maschile e femminile, poi faremo un'introduzione della storia, della sceneggiatura e poi facciamo name, favole, e retini e copertine. Oh, un sacco di Credo. cose Sì. fai, Sì. Io c'hai una scaletta bella fitta. ho la scaletta, ho progetto questa cosa da 10 anni! No, non è vero. Un po' meno. Dotto che dice: ti seguivo da prima del Draw My Life, ma quei tutorial avevano una qualità oscena, meno male che ora Ah, c'è lo la so! remastered. Lo so, ma sai com'è la storia di quei tutorial? Praticamente è successo che prima di far uscire il Draw My Life, io YouTube lo usavo praticamente solo per pubblicizzare il mio negozio online, che è Milk Shop, dove disegnavo e stampavo le t-shirt, no? Poi un giorno è successo che ho visto questo tag del Draw My Life, ho detto vabbè dai, non sono capace tantissimo a disegnare, però mi ricordo che era una delle cose che mi rendevano felici, la faccio anch'io, no? Perché alla fine avevo lasciato un po' perdere il disegno, perché vabbè, un po' di problemi familiari che mi avevano fatto staccare dal disegno tipo per 7 anni. Allora ho Madonna. detto vabbè dai, faccio. Ah sì, guarda, avevo un rifiuto totale, non riuscivo a tenere in mano la matita, però adesso sto meglio, quindi è sempre difficile comunque ricominciare, magari devo avere proprio una concentrazione pazzesca per disegnare, è anche per questo che non riesco a fare tante cose insieme, però adesso va molto meglio. Comunque ho iniziato a Meno fare il Draw male. My Life, ho visto, grazie,
visto che ha fatto un po' di successo nonostante non fosse bellissimo e ho pensato, vabbè, dai, anche se non è tutta figata, magari alle persone piacerebbe lo stesso vedere come mi arrangio a disegnare, anche se non sono bravissimo. E niente, ho provato a fare il primo tutorial ed è andata piuttosto bene in realtà, perché in quel periodo non credo ci fossero persone che facevano tutorial No, di non ce n'erano manga. tante, non ce n'erano tante di Quindi persone che ho facevano avuto un culo della tutorial. Madonna perché ho beccato questa cosa qua. E quindi tutte le persone che cercavano come disegnare manga si beccavano i miei tutorial, brutti o belli che fossero. Quindi sono stata fortunatissima. Ma sai che in realtà li ho visti anch'io, perché anch'io da piccola. Bellissimo. Ogni tanto Quanti cercavo. anni Ora ce ne ho 26. Oh, ma dai, alla fine non siamo tanto No, distanti. Sei non proprio siamo come mio. tanto distanti, però sai, ogni tanto mi capitava di cercare i tutorial come disegnare manga, eccetera, e tu erano ovviamente più indicizzati in Erano i primi, italiano. lo so, In grazie, come vedi la Italia. qualità non sempre conta. In Italia, sì. In Italia c'era pochissima gente che ti sapeva, che ti spiegava come disegnare manga, oltre al fatto che già solo sapere cosa sia il manga, no? Ma verissimo, infatti. E è per quello che ho avuto fortuna, perché, ma tra l'altro, la politica dei fumettisti a quel tempo era tipo di odio verso YouTube, no? Sì. Quindi avevano quest'idea che chi faceva magari, chi aveva un canale YouTube o chi lavorava un po' sui social era una venduta alla fine, Ma e guarda, quindi anche neanche adesso, loro. Ma adesso un po' un meno, po' dai, lo meno, so. ma Guarda, lo so, ti comunque. capisco bene perché faccio queste conversazioni tutti i giorni Va del gruppo e bene, passiamo al prossimo argomento. mi sto già incazzando. E Comunque quindi c'è. diciamo che grazie anche a queste persone che non hanno voluto buttarsi nonostante fossero più brave di me, io Sei ho arrivata prima? sbagliato. Tac. Esatto. Eo. Tac. C'è Ramona che chiede se ci sarà anche qualche video dedicato a Clip Studio. A Clip Studio? Non ci avevo pensato in realtà, perché io non è che sono una persona molto tecnica, come penso abbiate capito tutti quanti, però su Clip Studio la Caterina ha un corso. Ha un corso Adesso molto me le figo! fai delle marchette, pim 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 E certo, io promuovo la vera qualità. pim. È Quindi vero, come dice Lost Jade, abbiamo i corsi di Clip Studio su Luca Manga School. Andate nella sezione manga online del sito www.lucamangaschool.com per scoprire tutti i dettagli. vedi, vedi Pim così si fa. pim Allora, ma scusa. Pubblicità. c'è, sì, proprio pubblicità. C'è Lesifer che dice: ho ancora la felpa del draghetto del tuo shop e le due tazze. No, che figa che sei. Madonna, aspetta, quale hai? Quella azzurra su cui avevo cucito le scagliettine rosa o quella verde stampata? E che Cucito. tazze hai? Ah sì, anche io ovviamente so, tra molte virgolette, anche cucire. No, lo sapete, io mi improvviso a fare un po' di tutto. L'arte dell'arrangiarsi, insomma. Non so Wow. fare niente, ma so fare tutto, avete capito? Azzurra con le Oh, perché non scagliette mi sono bianche, dice improvvisata? Lesifer. Con le scagliette bianche. Ah, ok. Quella pelosina, ok. Fantastico. Ramona chiede: la promozione sull'ultimo volume è ancora in corso? Assolutamente sì, ho prolungato la promozione perché doveva finire il 5 aprile, però visto che hanno prolungato anche la quarantena, ho prolungato anche la promozione. E ovviamente potete trovare tutti i miei volumi al link qua sotto, che non so dov'è perché io non lo vedo, ma confido sia Sì, qua l'ho sotto. appena ho messo, ho esattamente, siamo proprio, siamo collegate, ho appena copia e incollato il Che link figa! del pack completo. Brava, brava. Oddio, sto iniziando a tirare una linea. Wow, è la prima linea. Ragazzi, silenzio, silenzio, Sono in lasciamola prima disegnare. linea! Forse riusciamo a fare una manica. No! Non sperarci! Con
con Andrea che chiede quanto dura il tuo processo creativo e Ludovico quante tavole fai al giorno? Beh. Allora, il mio processo creativo dura da un anno all'altro. Scherzando, perché ed è per questo che io riesco a far uscire solo due volumi, perché richiede veramente uno sforzo enorme da parte mia, perché ho un neurone, ragazzi, e non può lavorare più di tanto, perciò diciamo che devo mettere insieme tante cose per dare, perché il disegno alla fine mi dura da, sai, visto che esco a Lucca, alle tavole, inizio a giugno, lavoro tutti i giorni per poi consegnare un mese prima di Lucca, solitamente, quindi non so quanti mesi, da giugno non so contare, a giugno. Ottobre, giugno, 5, 4, 5 mesi? Sì, saranno 5 mesi, tutto il resto invece è passato a scrivere bene la storia. Ah, sei mica così lenta, scherzi? Minchia, sono lentissima, comunque grazie. No, ma tanto, cioè, per fare un volume 5-6 mesi ci vogliono, cose normali. Ma per dire, Bettin o Miu, loro sono dei razzi, sono bravissime, velocissime, fanno uscire tipo due volumi all'anno, quindi io mi paragono sempre a loro. Anche Masaya è un fulmine, cioè in un mese ti fa un fumetto fichissimo dall'inizio alla fine. No. E io invece... Ah, abbiamo Betta? Mi dicono dalla regia che c'è Betta. Ormai, Betta, ormai ogni volta che ci sei me lo devono far dire. Bettin, Bettin, final mattin. Oh, scusate, voi non potete sapere. No, capisco, capisco. Sono i segreti dei pazzi. Oddio, muoio. Io... Aspetta, okay. Mi fa schifo questo pennello. Andrea chiede quali sono le tue principali fonti di ispirazione. Ma in stile di disegno o stile di vita? No, di disegno in realtà... Allora, tanti anni fa avevo iniziato con Ramma, la Mu. Dopo... Ah sì, assolutamente, quelle sono state le mie prime passioni, quelle che mi hanno salvato dal baratro. E poi, vabbè, Sailor Moon, assolutamente. Sailor Moon è obbligatorio, cazzo. Sailor Moon. È obbligatorio. E le Clamp. Poi, giustamente, anche lì. Tanti fiori e retini. UFO Baby, Mika Kawamura. E le Gals. Oh, le Gals, cacchio, io è fantastico. Non c'è tanta gente che le conosce, nonostante tutto, ma... Che dolore! Oddio! Le Gals le amo tantissimo. Io ci impazzivo. Ma anch'io, te pensa che... Oddio, ho sentito un rumore. Che rumore? No, era un mio gatto, scusa. Ah, ok. Dicevo che io con le Gals praticamente... Perché poi sono normale, no? Mi medesimavo talmente tanto in quel fumetto che andavo in giro vestita come loro, solamente che non erano proprio uguali vestite, perché da un abitante in Giappone facevo un po' come... Davvero, un abitante in Giappone? Non avrei mai detto. Sì, no, facevo un po' quello come potevo. Prendevo tipo tutti quei braccialetti che facevano din din din, quelli di metallo. Sì. Quelli! Mi riempivo tipo tutto il braccio! E io e mia sorella facevamo le Gals in giro. Belline. In giro per Sirtori. E tutti ci davano delle paste. Anzi, una volta giusto. Mi è andato pure della drogata. Ah, a me. È un magari. Classico, è un classico. Ma no, io in quel periodo mi vestivo Lolita tutti i giorni per andare a scuola, quindi... Oh, che carina! Quindi tutti i giorni con la camicetta, con la camicetta bianca, la gonna nera, qualche cappellino fiocco o fiocco frufru, le scarpette, le calzine e la sottogonna, soprattutto la sottogonna. La sottogonna non doveva mancare, altrimenti che Lolita eri. Ma per andare all'artistico, quindi poi dopo, certo. Quando mi mettevo il grembiule per fare tipo le materie plastiche, diventavo l'omino Michelin. Ma
Oh, c'è stato un inghippo. C'è un inghippo. Una certa persona che si chiama Iri sta richiedendo di annotare il contenuto condiviso, ma non so cosa vuol dire. Cosa devo fare? Lascia stare, rifiuta, rifiuta. Devo rifiutare? Ogni tanto c'è gente che tipo spippola dove non deve. Ragazzi, fate poco casino, non spippolate, per favore. Condividi applicazione, la condivisione del contenuto del monitor... Che cazzo devo fare? Te rifiuta tutto, rifiuta tutto. Non vedo che cosa ti sta chiedendo perché... Ho già paura. Però ti rifiuta tutto, ok. Mi vedete come prima? Sì, il disegno sì, non sì, è andato sì, avanti, sì. Perfetto. Sì, 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 è come prima. Siamo sempre sulla stessa manica. Ti preoccupa. Abituati! Adesso ci faccio pure la firma, la chiamo come te. No! Che bella marca, devo comprarlo anch'io. Comunque, stavi parlando delle tue bellissime donne. No, stavo guardando i commenti. Mm-hmm. Stavo guardando i commenti, c'è... intanto c'è Lesifer che ammonisce, non spippolate, che tanto le live vanno tutte su YouTube nel canale Lucca Manga School, grazie. E Elisabetta che dice: sull'Instagram dell'autrice c'è una strana versione remastered delle girls in digitale, anche se ancora non ho capito se sta ridisegnando il manga o sono solo illustrazioni random. No, cosa mi dici? Che cosa? Vita, ti amo! Andate tutti a vedere sul mio Instagram, sì sì, è pieno di questi disegni, andate, andate! Lo sgild 88, così, guarda, sulle tette di Aurora, Lost, Jade... 88. Qui dovete andare qui. Lì. Vediamo di tornare indietro. Sì. PS, che bel tatuaggio. Tatsukichi ref sexy della vita. Oddio, che bello Tatsukichi. E vabbè. E vabbè. Federica chiede cosa preferisci disegnare. La morte. No, allora, se dovessi... disegni ti piace. Se dovessi indovinare, tipo, i capelli. Hai indovinato. Hai indovinato. I capelli e le espressioni. Perché provo il dolore che voglio condividere. È una scelta interessante le espressioni. Di solito no, non avevo mai sentito nessuno dire le espressioni, forse. E nessuno prova tanto dolore quanto me. Allegria, pepe. Brava, baby, mi hai anticipato. Ma tu sei fidanzata per caso? Cosa? È un segreto. Mannaggia, porca va. Comunque, torniamo naturalmente alla live. Dite. Qual è secondo te il miglior manga romance mai fatto e perché proprio Nana? Perché mi ha chiesto, mi ha detto direttamente che... Sì, ti ha dato direttamente esatto. La risposta giusta. Perché lo sa che a me piace Nana, no? In realtà avrei detto Butterfly Effect e Ale Cucca, però sai, diciamo ormai Nana. Ormai hanno deciso diciamo per Nana. Noi. Sì. No, allora... in realtà è da una vita che non lo leggo, Nana, però quando l'ho aperto per la prima volta... È stato amore a prima vista, perché parla della musica. E io la musica la amo, cioè come il disegno, con tutto il mio cuore. E quindi come potevo non amare Nana, veramente. Poi mi piace la relazione tra i personaggi, mi piacciono i personaggi, mi piace che non siano perfetti, perché io amo i difetti dei personaggi. E la cosa che mi piace di più di loro è proprio questo, che sbaglino, ecco. Come giusto secondo che me, sia. Perché li rende più umani. Cioè, non mi piace il protagonista fico che non sbaglia mai, tipo Ash. No, prego no. Se posso permettermi, non lo so, un commento sull'impatto sociale di Nana, che secondo me un sacco di... soprattutto in Italia, Nana è stata particolarmente interessante perché faceva vedere l'underground giapponese, perché se no sì. Avevamo solo tutti o la roba fantasy o la roba o la roba scolastica, ma tipo effettivamente l'underground, è vero, io la scena cose punk, anche eccetera.
Ludovico chiede quando farai un disegno del sex symbol Leo. Leo, ma guardate che io ce li ho i disegni sex di Leo. Questo non vuol dire che voi li possiate vedere. No, ma quando prenderò coraggio, magari saranno meno spinti, ve li farò vedere. Adesso tutti i giorni ti scriveranno. Allora oggi li posso vedere? No, allora torno domani. Oggi li posso vedere? Torna domani. Torno. Basta che rientri nel mio profilo e cioè, scrolli, metti un po' di like. È tutta interazione, è tutta Siamo mica qui interazione. a pettinare le bambole. Infatti, è tutta interazione, le condivisioni, insomma. Andrea chiede, leggendo il tuo fumetto ho notato un cambiamento drastico di atmosfera dopo il primo volume. È stato intenzionale dall'inizio o l'hai fatto in produzione? Allora, io sono una brutta bestia, come potete immaginare, e il primo volume è stato fatto solamente per attirare persone, per marketing. È verissimo, perché la storia inizia dal numero 2. Ma Fantastica. cosa è successo? Che visto che sapevo che del mio fumetto non fregavo un cazzo a nessuno, ma volevano tutti me, mi sono inserita dentro al volume e ho inserito anche il mio negozio in modo tale che portasse vendite. Fantastica. Lo so, Sei grazie. proprio una Grazie. businesswoman, ti adoro. Sembro stupida, in realtà lo sono davvero. No, no. No, no. Dicevo che il primo volume è in realtà anche molto più tranquillo, molto più, come posso dire, Digeribile. ma leggero, ecco, è un po' più leggero rispetto agli altri. Perché le persone che mi seguivano in quel momento comunque erano anche bambini dai 9 ai 12 anni, quindi io non volevo, insomma, fargli vedere subito le cose che io avevo già in mente di mostrare più avanti, anche perché sapendo benissimo di essere una cosa passeggera nelle loro vite, ho pensato, vabbè, si comprano il numero uno e poi non andranno più avanti con la storia, perché tanto lo so, è così che è successo. E sono rimaste solamente le persone che erano realmente interessate a quello che avevo da dire, no? E così è successo che dal numero 2 ho iniziato a creare, a realizzare un po' il manga che in realtà volevo fare sin da subito, ma che sfruttando il momento del boom, della kawaiinaggine, della pasticcinaggine, eccetera, ho fatto. Le pasticcine. Le pasticcine, che poi questo termine l'ho inventato io e molti per prendermi per il culo lo usano, però adesso è diventato luogo comune, quindi inchinatevi. Sto facendo la Hai DAB, ma voi non vinto. potete vederlo. No, ma E non mi ricordo. è una mossa molto intelligente, devo dire, l'hai studiata bene, Eh mi sì. fa, Sì. cioè, buono, buono, mi Grazie. piace, approvo. E poi, infatti, se notate comunque il primo numero, anche gli occhi giganti e un sacco di retini, che vabbè, quelli erano un errore, come posso dire, era la prima volta che mi approcciavo a Clip Studio Paint, quindi capite Ah, e quindi che ti sei volevo fatta mettere prendere un la sacco mano, di vuoi mettere tutti, retini. retini. Perché in realtà l'avrei dovuti pagare, no? Tanti anni fa, quindi questa volta erano gratis e potevo metterne tantissimi. E invece no, non si fa, però mi dispiace. No, ma ti capisco, anch'io a volte Però comunque c'ho tanto la a quel tipo di tentazione. pubblico non importava. Quindi che disegnassi una cacca in mezzo al foglio o ci mettessi i retini, l'avrebbero comprato lo stesso. Che brutta persona che sono, cancellate questa live! Eh no, ormai. Mannaggia. Dite, Federica chiede, hai altre storie in mente o in cantiere? dite. Allora, il cantiere mi è venuto in mente l'omarin che guarda i lavori, però no. Cioè, in L'umarell. realtà. Lume, brava! Proprio lui. In realtà ci sarebbe la storia che Luce disegna dentro a Riflessi di Luce, che ancora non si è vista perché siamo solo al numero. Cioè, devo disegnare il 6, quindi. Però c'è un manga che lei realizza che si chiama Mirror e in teoria dovrei fare quello, ma poi non lo so, cioè io cambio idea da un momento all'altro e già mi porta via la vita pensare a una storia, cioè figuratevi. No,
No, ma infatti il mio cervello fare la storia non è esplode. mica facile, non è assolutamente facile. Ah, perché allora l'hai letta? Ma perché? Io pensavo di. No, ma tipo, Io... in generale, proprio fare le storie non è Oh, assolutamente ok. facile. È solo perché, tipo, un sacco di gente, solo perché io disegno, dicono: ah, allora quando è che fai un fumetto? No, ma io non lo voglio fare un fumetto, scherzi! Ah, Fammi perché sei disegnare le tipo bimboline! un'illustratrice, ti ritieni? Non ti piace fare le storie? A me piace solo quello praticamente. Perché, vabbè, seguendo la scuola io proprio non ho lo spazio Ci mentale vai. per inventarmi anche una storia, cioè mi Ma è trascino sui gomiti a impossibile. fine giornata, ne posso Ah, ma fare ti a suicidi. pensare. Ti ammazzi, fai prima, dai. Faccio prima. Soffri meno. C'è Betta che diceva: se i genitori leggono uno e lo trovano ok, compreranno tranquilli anche gli altri. Si cita come massima esperta, giustamente. Grande Betta. Ramona Oppure dice: può cosa mi sono capitare. persa? 6 al 6? Devi No, devo disegnare il 6. disegnare il 6. Ok. Sì. Però ci sarà un 6. Sì, arriviamo fino al 12, quindi. Fino al 12, Sono ancora cosa? viva. 12 anni! Oh mio Dio! Mamma mia, quanta voglia che avete ragazze, siete fantastiche. Vivere? No, proprio vo Ah, di voglia di fare, ok. fare storie, fumetti, cioè, vi voglio bene. C'è Monica che dice 12, ma non erano 10? 10 di storia più 2 di speciale, e allora non ascolti quello che dico. Oh. Sara che chiede se puoi raccontare la storia del tuo manga. Se ci fai un sunto. Va bene. Se no dici, andate al sito per Infatti lo stavo vedere. facendo. Allora, prima stavo scrivendo, vedi, di zoom. Allora, ora vi faccio vedere una cosa bella, che è molto più bella dei miei disegni, cioè questo sito qua, www.mi, col cuore ovviamente, mistop.it. Su questo sito, che è il mantra di ogni buona persona, altrimenti gli altri sono tutti cattivi, ci sono i miei manga, dove potete acquistarli, ci sono un sacco di sconti, e in sunto, vediamo, Ora parla di... mettiamo il link nella chat, tra parentesi, eccola. Figa, guarda, Madonna, ti devo assumere, io ti devo assumere, per sempre nella mia vita, Ma ti tengo qua. c'ho già la Miu che mi vuole assumere come valletta per leggere i Ah, ma commenti guarda che io forever. non le dispiace, Miu, dividerti con me, guarda. Sta Non ti cominciando a diventare un po' preoccupare. sordido questo. Scusa, che mi dispiace. No, no, no. È Dicevi che tu non sempre la sei storia. abituata, io mi dimentico sempre. Dunque. Di che cosa parla Riflessi di Luce? Torniamo seri, perché qui c'è bisogno di angoscia o, come dice Lara, di situazioni pesanti che non riesci neanche a sopportare. Allora, il Abbiamo creato il mood. pathos l'abbiamo creato. Praticamente parla di Luce, che è una ragazza super scontrosa, arrogante, insomma, si crede la più figa di tutti solamente perché lei si sente speciale, è sempre stata cresciuta da una mamma che le ha detto tu sei diversa e per questo le ha fatto capire di essere un po' superiore agli altri, nonostante abbia una cosa che non vi posso dire in questo momento. Cioè, grazie a questa particolarità che lei ha, è stata cresciuta in maniera un po' distorta, diciamo così, con questa percezione. In realtà questa cosa lei cerca di nasconderla, perché ogni volta quando ne parla, quando prova ad affrontare l'argomento con sua mamma, anche se lei la rende speciale, la detesta pure. Quindi è un po' un opposto tra odio e amore per quello che lei è, diciamo così. Il suo carattere è... Ti ascolto. Ogni tanto, no, è che ho l'abitudine da giapponese di infilare nei discorsi, Ah, quelle ok. cose lì, no? Scusa, non lo Mi rimane anche in sapevo. italiano. Ah, da soka, Sì, così tipo. esatto. E, questa ragazza ha una grandissima passione per il disegno, soprattutto manga, e
vorrebbe diventare una fumettista, ma sappiamo bene che in Italia, anzi ormai adesso è un pochettino più sdoganato, però qualche anno fa, la storia è ambientata tipo nel 2011, 2011 sì, o 2014, aspetta, 2011 i primi ricordi, ok, comunque 2011-2014. Non era una cosa molto né ben vista né facile da realizzare. Avendo una situazione economica non proprio fichissima con la sua famiglia, perché è rimasta, non ha più padre, è rimasta sola con sua mamma e non riescono a mantenersi, diciamo così, perché suo padre gli ha lasciato un botto di debiti da pagare. Ok, Quindi tutta decide di allegria. mettere da parte. Allegria! Decide di mettere da parte il suo sogno di diventare una fumettista e sceglie di frequentare una scuola, che è il liceo linguistico, che forse magari più avanti le potrà dare più sbocchi lavorativi, ben stipendiati, diciamo così. Tanto che questo suo soffocare continuamente la sua passione un po' la fa marcire dentro, no? Anche se non se ne accorge. E quindi inizia ad odiare le persone che la circondano e di conseguenza si comporta anche male con loro, ma non se ne accorge, cioè per lei ha sempre ragione lei e tutti gli altri hanno torto perché lei è speciale, lei è l'eletta, la prescelta, insomma, no? Solo che un giorno, vabbè, ovviamente viene bullata da tutta la sua classe, da tutta la sua scuola perché è una stronza di merda, giustamente, non Nessuno perché la fa i manchi. sopporta, ecco. Non perché fa i manghi, perché è una stronza di merda, ma lei pensa che sia perché fa i manghi. E poi un giorno succede che lei va a lavorare in un negozio di cui non ho mai sentito parlare, che si chiama Milk Shop. E lì, insomma, incontra una bellissima, simpaticissima ragazza di nome Giada. Wow. E chissà chi è, non Già lo mi so. sta simpatica. Vero, ma dovrebbe, e dovresti anche comprare i suoi prodotti. E Su comunque, su www.milkshop.it. www.milkshop.it, qui vedete. La fantasia è realtà. Oddio, scusate l'esplosione. Comunque, cosa succede? Un giorno in questo negozio entra un ragazzo che le sbatte in faccia che in realtà lei è solo una cazzo di ipocrita, perché non è vero niente di quello che lei dice e giudica la gente a priori perché è così, perché lei è Dio e quindi così funziona nella sua vita. Lei, per la prima volta, inizia a fare tipo un esame di coscienza dicendo: Ah, ma quindi non è tutto vero quello che mi ha insegnato mia mamma, quindi io sto soffocando la mia passione per che cosa? Insomma, inizia a ragionare tra sé e sé, questo è il numero uno, diciamo così, no? Questo è il numero uno. Dal numero due in poi inizia a cioè, rincontra questo ragazzo a scuola, poi dopo incontrerà tante altre persone, tutte diverse, e ognuna con il proprio sogno da realizzare. E Riflessi di luce è la storia del raggiungimento dei propri sogni, solo che non tutti riusciranno a farlo. Chi ci riuscirà? Non si sa. Alla fine è questo riflesso di luce, la crescita di ogni persona in maniera diversa. Quindi anche, insomma, Niente, è questo. anche molto realistico, molto, Ah sì, io amo come la realtà. dire, è molto bello, è un fumetto con i piedi per terra, ecco, non è un... Assolutamente sì. No, no, no. Mi piace, mi piace. Grazie. Ah, e poi Abbiamo... ci sono anche un po' di temi un po' pesanti dentro, però non vi posso far spoiler, però in realtà ci sono cose un po' Ok, crude, ecco. trigger warning. Trigger warning, sì. Bravissima. C'è altro che dice, ma dove trovate voi fumettisti? Come fate voi fumettisti a fare tutte quelle tavole? Io ne ho fatte 5 e poi mi sono arresa. Anto, anch'io. Allora devi aprire una scuola di manga. Meno male che si può lavorare anche come illustratori e non solo come fumettisti, va? Assolutamente sì. Beh, io non ce la farei mai a fare illustrazioni perché tipo questa. Beh, io adesso la sto facendo perché ho ascoltato una canzone, vabbè, penso conoscerete tutti, che si chiama I fiori di Chernobyl. No. Ma sai che in realtà non la conosco. È
L'ho conosciuta, cioè, perché Non io sono io nel non mondo sono molto musicale. alla moda, io no, però ultimamente ho installato TikTok e lì ci sono tutti i pischelli, no? Quindi sanno loro la musica giusta che c'è da ascoltare e quindi questa era tra le più ascoltate, me la sono sentita ed è bellissima. Quindi ho sentito questa canzone e ho deciso di fare questa illustrazione anche per la live perché al momento non sto facendo le definitive di riflessi di luce, quindi ho pensato fosse una buona idea in realtà. Così ho anche qualcosa da postare sulla, come si chiama? La mia, il Sulla pagina. mio Instagram. Sì. Idee. L'account di Lucca Manga School di TikTok, in realtà lo amministra mia madre, non io. Grandissima. Ma che mamma avanti che hai? Sì, Mia lei è mamma avantissima. non vuole iscriversi perché ha paura. E gli ho detto, mamma, non ti preoccupare, non ti mangiano. Ma i commentatori di TikTok sono, cioè, da averci paura, cioè, Ah, lascia perdere. già solo ti tocca, non lo so, aprire, cioè, fare tre corsi di TikTok. decrittazione per capire che cosa cavolo stanno cercando di comunicarti, ma... Ah, lo so, mamma mia. Oggi ho postato, no, aspetta, qualche giorno fa ho postato un video un video stupido su tipo paragonando come disegno adesso come disegnavo da piccola, no? E una persona mi ha scritto perché prima ho inquadrato la copertina del numero 4 di Riflessi di Luce, no? E mi fa: "Ma il primo che inquadri non è un disegno". In che Che cosa senso? vuol dire non è un disegno? Penso che intendesse dire che è la Che è copertina di un stampato, fumetto, quindi non però è... qualcuno l'ha disegnato. Sì. Non è un disegno, sei una La mentitrice. mentitrice. Mentirosa. Noi, guarda, noi sul canale di Lucca Manga School di TikTok, tra parentesi, seguite Lost Jade su TikTok e seguite Lucca Manga School su TikTok, se non l'avete ancora fatto. Noi sul canale di TikTok mettiamo le correzioni dei ragazzi, Siete quindi delle le brutte. correzioni della lezione. E la gente che chiede, ma perché lì si scrive sopra? Ma perché lì si disegna sopra il disegno? Ma scusa, come altro glielo corregge? Te lo corregge a voce? Sposta la Madonna, mano 2 mm più su, ta disegno! sei maleducata, Caterina, sei Sono veramente. maledu Come ti siamo permetti? maleducati, Oh, sì. guarda che maleducata. Mio. Ci abbiamo anche Miu. È appena Ciao entrato. Miu, ben arrivata anche a te. C'è la Betta che prima diceva il sogno sarebbe fare un fumetto senza dover fare i disegni. Bettin. Bellina, Sara che dice ci segue già. Ramona Grande, chiede, Sara. per ispirarti nel creare una storia, qualche trucchetto? Mi ispiro alla mia bruttissima vita. No, Mi pare giusto. Anche allora, in perché... realtà ti farò un video. Non sono io, Quindi perché ho letto aspettate Zaga ha l'invito. abbandonato la conversazione, ma non sono io. Non sei tu. Oddio, che cazzo ho fatto? Comunque, in realtà fra qualche giorno, stavo calcolando i giorni, però non so dirlo con precisione, arriverà un video fatto apposta su questo, cioè su come creare una storia. Quindi, se Quindi volete seguite lo veramente Jade. saperlo, se volete saperlo, dovete iscrivervi al mio canale YouTube The Lost Jade. Ha ha ha. Andata anche questa. Ora, chiediamola Tu, tu, ufficiale. tu, tu. Pubblicità. No, però c'è ragione, invece di ripetere le cose 20 volte. No, ma dai, su. Insomma, stipendiatemi un po'. Elisabetta che dice: odio quando interrompete questo video di promozioni per fare la live. Hai ragione, Betta. E vabbè, ma alla fine di cos'altro vuoi parlare? Scusa, se non parli del tuo lavoro, di cosa parli? Non abbiamo nient'altro da fare in questi giorni, non lo so, giochi ad Animal Crossing? Ma magari no, non so. Non so perché mi sono avventurata a fare la faccia di Aurora. Ho avuto questo sprint di coraggio, ma vaffanculo a me, mo mi metto a fare questo.
Ah, semplice. Dai, comunque qualche linea l'hai fatta in tutto. No, non è vero. Commenti. Non cancellare, cominciamo. Lo stavo per fare. Federica chiede come fai a creare un personaggio. Allora, anche questo? Vabbè, questa volta rispondo. Però anche questo, Ah, ovviamente. anche io, cioè, vabbè, ma se ci Ci sono i saranno video, i scusa, non video. c'è bisogno che ti ripeti 20 volte delle stesse cose. Perché ci saranno i video Guardateli. proprio su questo. È per quello che, cioè, non le... È perché se spoilerò le cose, dopo nessuno si guarda i video, giustamente. Mi pare giusto, mi Chiedetemi pare giusto. qualcosa sulla mia vita privata, quello tanto non gli frega niente a nessuno. Ma no, io cerco sempre di non toccarla, la vita privata, perché mi sembra troppo, Perché? non lo Così so. interessante, ci sono i gossip Ci lì sono i dietro. Cosa gossip. volete sapere? È più facile. No, in effetti una domanda ce l'ho. Allora, Più che altro, non tanto sulla vita privata, eccetera, ma come affronti la tua presenza online? Perché comunque è una presenza online molto forte, tanti è canali, costante, rompe i coglioni, lo come, so. cioè, proprio anche come riesci. Stavo cercando di fare una domanda seria Scusa, e mi scusa. smonti tutto, basta, non ti parlo più. No, no, no. Guarda, guarda. Stai parlando con l'altra Giada, con quella pro. Ecco, metti Vai sulla voce avanti, da per favore. YouTuber, su. E, cioè, come fai a gestire così tante e lo shop, e la casa editrice, e il fumetto, e i vari canali online? Come cazzo fai? Come faccio? Allora, all'inizio me lo sono fatta anch'io questa domanda, te lo devo dire la verità, ed era per quello che facevo un po' di uno, un po' di un altro e non facevo niente, assolutamente, perché le cose non uscivano nel tempo che dovevano uscire, erano tutte a pezzi, insomma, quando fai tante cose insieme non ne viene bene neanche una. Quindi ho deciso di prendere un semplicissimo quaderno dove scrivo tutte le cose che devo fare durante la giornata, come in questo momento. Live con Lucca Live. Manga School. Allora, anch'io fammi mettere la crocetta sul live, così mi sento di aver Live, fatto anch'io qualcosa. l'ho fatta, Fatta, ok? tac. Bravissima. Perché altrimenti, cioè, io sono una persona che va in confusione in due parole. Due parole sono generate confusione, non riesco a trovare il flusso dei miei pensieri, mi dimentico le cose, mi dimentico le cose. Niente, questa era una cheat di Weebush, Cheat. ma nessuno. Ok? Stavo dicendo, vedi, mi sono persa. Cosa Sì, stavo insomma, che hai dicendo? un quaderno che ti scrivi tutto quello che devi fare, così ti Sì, tieni più e li organizzata, divido ecco. in priorità e a volte cerco di lasciare un po' di spazio per le cose che voglio fare e non per quelle che devo, anche se sto imparando a farlo ultimamente. Aspetta, mi stanno chiedendo di annotare un contenuto, ma di Raga, verificarlo. smettete di spippolare a giro, avete rotto le balle, smettete di spippolare a giro. Come ve lo devo dire? Stavo dicendo, niente, che grazie a questa cosa riesco a organizzarmi un po' di più e magari a volte trovo anche il tempo per fare cose che mi piacciono, tipo questo. Era un disegno che volevo fare, un disegno su loro due, intendo. Scusa, ma Non un po'. c'è Betta che Cosa ho scrive detto? che Light aveva un quaderno che lo aiutava. E lei lo sa bene che sono live. Cogliona, meno male che c'è Betta, meno male che Betta c'è. Scese. Un giorno mi tocca farvi fare la live a tutte e tre insieme, solo per vedervi Alle interagire. divine, oddio, mio Dio! Ok. Solo per vedervi interagire proprio. Sì, ma tanto, cioè, vedrai i pollici in giù in diretta, da Betta. Oh. Alle mie battute tristi. Mew che Ho dice letto non ti Mew che... conviene, sì, perché poi ho letto parlerebbe solo anch'io. Mew. Ma tu la chiami Mew? Mew, sì. La posso prendere in giro per sempre. Ma perché conosco anche un'altra ragazza che si chiama Miu, ma con la M I normale, non in lunga, e la U. E quindi c'è Miu e Miu. Ok. Così. Oh, Anime
anime e manga preferiti? Allora, Nana, punto. Punto. Perché gli altri li ho detti prima. Sì, in effetti ne abbiamo già parlato, che te lo Potete dire? riguardare questa live una volta caricata. Sì, intanto poi la carichiamo su YouTube. Tra l'altro manca un quarto d'ora alla fine, cioè è volato il tempo. Hai visto? Ho fatto bene una manica. E un cappuccio. In realtà passo avanti e indietro dallo stesso tratto, così almeno. No, ma in live è difficilissimo disegnare perché sei continuamente distratta dalla gente che ti chiacchiera. Quindi Minchia, anche poi quando io c'è la devo avere valletta, perché... silenzio, figurati. Ma poi, tra l'altro, lo sanno bene Miu e Betta, perché quando facevamo gli hangout insieme, lavorare insieme, io non ce la facevo, cioè non andavo mai avanti a disegnare perché parlavo e basta. E no, ho dovuto declinare gli inviti lavorativi del genere perché non era possibile, non lavoravo praticamente. Elisabetta che dice alla fine scoprirai che sta inchiostrando sullo sketch. Cazzo, Dopo no, aspetta, fammi controlla vedere. subito. No, minchia, mi è venuto il dubbio subito. Attacco di panico proprio velocissimo. Attacco di pani. Niente, sto cercando. Ecco, Silvi chiede, ma la storia di riflessi di luce, quando è che l'hai ideata? Quando l'ho vissuta? No, sì, un pochettino sì, ovviamente. Però l'ho ideata quando mi sono no, prima di propormi alla mia vecchia casa editrice. Mio che dice comunque la prossima volta che vengo in live ti faccio scena muta. No, mio, scherzavo. Ti Cosa le prendo solo un po' in giro. prese? Anzi, ti devo Dimmi. rinvitare a te, a Betta, separatamente. 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 Che ora si comincia anche a reinvitare. Dopo un po' gli autori finiscono, raga. In realtà ce ne sono tantissimi, cioè, veramente. Cioè, per Sì, in i realtà tempi, c'è. devo dire, cioè, perché una volta col cazzo, cioè, Vero? ce ne sarebbero stati così tanti. Elisabetta che dice: ma tanto tranquilla, abbiamo ancora 46 mesi di quarantena. È per quello 40 che di si chiama quanto? quarantena, perché sono È 40 per quello! mesi. Brava, vedi? Ah, che bello l'umorismo brutto di Giada. Comunque, insomma, prima parlando insomma del tuo quaderno che ti aiuta, che non è assolutamente il Death Certo che è il Note, Death quindi c'è un sistema tipo bullet journal o cose del genere. Sì, però a volte capita che mando tutto a puttane perché non seguo niente e quindi è inutile. Però diciamo che la maggior parte dei giorni, quando voglio essere un pochino più produttiva, tipo la quarantena, mi ha aiutato tantissimo a entrare in un meccanismo mentale di lavoro, 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 lavoro tantissimo. Perché prima ero distratta da, oddio, devo organizzare la fiera di questo, devo stare dietro a quest'autore, quest'altro, perché poi lui deve uscire a questa fiera. Ok, quindi questo video deve uscire questo giorno in modo tale che poi venga visto. Cioè, insomma, erano tutte cose che si sommavano e ne facevi tante, come ho detto prima, ed era difficile. Invece adesso magari Sì, in effetti non adesso essendoci le siamo tutti stanziali, fiere. non ci sono le fiere, Siamo in un ci si limbo. muove meno. Giusto, per Limbo. niente. Niente, L'altro per niente. giorno Google mi ha mandato un'email, apro Gmail, mi arriva Google, il riepilogo dei tuoi spostamenti. La Prendi in casa, giro. la cucina è in bagno. Sì. No, comunque, cioè, su quello ti capisco perché, tipo, anch'io, tipo, facendo tante fiere, ogni pochino continuavo a spostarmi e quindi non riuscivo neanche a portarmi dietro, tipo, un quaderno o cose del No, genere, no, dove scrivere le cose da fare, poi dopo si perdi tutto. no. E poi prima, non volevo dirlo, ma ovviamente si usciva e si faceva serata, quindi diciamo Anche. che le cose un po' venivano accantonate. Ecco.
c'era quel minimo di vita sociale che ora non c'è più. Minimo, sì. C'è Ramona che chiede da businesswoman quale sei, conosci le tecniche SEO? Ah, non sono una businesswoman. No, comunque, perché non ho capito che cosa stai dicendo. No, anch'io tipo ho un'idea molto molto vaga di che cosa sia una SEO, ma Perché tipo allora, anche lì mi praticamente ma. le cose tecniche tipo tutto quello che sta dietro, quello tipo le promozioni, le sponsorizzazioni, i numeri, tutte quelle cose lì ci pensa Stefano, che è il mio fidanzato praticamente, no? Io faccio partire le idee e lui dietro aiuta a promuovere gli orari, insomma, queste cose le fa lui, quindi probabilmente lui sa questa cosa del SEO. Brava, Google! No, sì, cioè, quello devo dire che se sei tipo un disegnatore da solo è praticamente impossibile fare tutto perché ti devi autopromuovere, Ah, postare, tecniche di fare. posizionamento online! Infatti, sì, sono le cose che studia Stefano. Ecco. Beh, quello intendevo dire, posizionamento, sponsorizzazioni. Federica chiede: personaggio che odi e ami in Riflessi di luce, Butterfly Effect e Ale Cucca. Allora, aspetta, magari non Rovini sommiamo l'amicizia. scarpe che non frega niente a nessuno, tranne a Beppe. Roviniamo le amicizie, sì. Dunque, personaggio che odio in riflessi di luce, poi non è un odio, ma Ma chi quello ti che mi sta sta un scrivendo? po'... Chi è che ha il messaggio? Chi ha lo sento anch'io, infatti. ragazzi, il microfono quando entrate è spento per un motivo, ovvero deve rimanere spento. Non è la prima live che si fa, su. Ve l'ho detto pure all'inizio. No, Arriva il io non li CT. sopporto più, non li sopporto più. Non mi sopporto più. Vediamo, il personaggio che mi sta un po' antipatico di Riflessi di Luce, ma che non odio perché so tutti in retroscena, è la mamma di Luce. Quello che mi piace di più è Stella, che è lei, quella che sta inquadrando, perché diciamo che è il personaggio che mi rappresenta di più insieme a Leonardo e Luce. Poi vediamo, in Butterfly Effect, personaggio amato è Steph, personaggio odiato è Masti. Poi vediamo, in Ale Cucca, la mia prefi è la Ri, ovviamente. Un altro odiato di Ale Cucca. Non Cosa? credo di averci mai pensato perché... No, davvero, perché non... Essendo dei personaggi ricchi di difetti, come ho detto prima, sono quelli che mi attraggono di più. Quindi potrei pensare che una persona incontrata, magari... Una persona... Oddio, sai che non saprei dirtelo. Me li sto facendo scivolare tra la mente, però non so scegliere, a dire la verità. Va Vuoto bene, va totale, bene, anzi è dai, un comunque segreto. era una domanda solida ed è stata una risposta solida. Ci stava, ci stava. È tipo l'ultima domanda perché devo chiudere, dobbiamo chiudere la live alle 17:25 in punto, perché poi abbiamo lezione. Ah, ok. Sì. Perché oggi è giovedì e il giovedì ci sono le lezioni singole con Riccardo, quindi se volete rimanere con noi a disegnare, acquistate una lezione del giovedì, lui è proprio l'ultima in fondo della lista nella sezione manga online, quindi così. Tun 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 tun. Allora, quindi grazie a tutti, grazie a Giada che ha passato questa 55 minuti esatti con noi. Grazie a voi e scusate per le mie cazzate. Vi ricordo che qui c'è Riflessi di luce, il pacchetto completo. E niente, ci vediamo domani. C'è domani? Domani c'è la live di Riccardo, quindi sempre 4:30. Ci troviamo con Ruggine, l'insegnante di oggi pomeriggio. Per un'altra live.
Quindi, buona giornata, buona serata o serata ormai. E... Ciao a tutti, buona serata e spero che di avervi fatto ridere un pochettino, ecco, diciamo così. Tantissimo, tantissimo. Va bene, è il mio obiettivo sempre. Ciao a tutti allora, grazie ciao. Giada veramente. Ma di cosa? Grazie a voi. Ciao. Ciao.